Sea Vision, uno degli espositori a Farmintech 2022, ci fa una panoramica di quelli che sono i loro ultimi progetti con un focus particolare dedicato all'anticontraffazione nel mondo pharma e beauty. La parola a Matteo Barbieri, Business Development Manager di Sea Vision. Come Sea Vision abbiamo ormai un'esperienza decennale in tutti quelli che sono i processi, i software e le strutture hardware per la lotta alla contraffazione nel mondo del packaging. Quello che stiamo analizzando negli ultimi anni e quello che stiamo notando è una forte analogia tra quello che è successo nel mondo pharma, principalmente dettato dai regolatori, e quello che stiamo vedendo come esigenza all'interno del mondo cosmetico, che porta i produttori a richiedere uno strumento per evitare che quello che viene distribuito sul mercato nero e quindi non controllato da loro stessi direttamente possa portare all'introduzione sul mercato di qualcosa di non controllato. Stiamo quindi valutando in questo periodo insieme ai nostri partner come utilizzare ciò che è stato precedentemente sviluppato per il pharma e quindi una struttura full stack che comprende hardware e software dalla gestione dei processi di linea fino alla connessione con i sistemi centralizzati a livello di regolatorio che possono essere europeo piuttosto che di altre tipologie di aree geografiche, e stiamo capendo quali analogie, quindi come sfruttare questa struttura in un mondo che attualmente non è regolamentato da normative, ma che probabilmente ha grosse affinità con queste normative per proteggere i prodotti, in questo caso di un mondo cosmetico, che vengono distribuiti nei diversi canali. Quindi poter tracciare ciò che viene distribuito da farmacia rispetto a distributori, rispetto a eventualmente catene di supermarket, diventa molto importante, quindi fornire strumenti ad agenti e diciamo figure che si occupano di controllo di questi prodotti delle case cosmetiche sta probabilmente diventando uno dei futuri business sui quali l'azienda andrà ad investire. Analizzando quelle che sono attualmente le esigenze del principale mercato sul quale Sea Vision si confronta, ovvero quello farmaceutico, oggi tutto quello che concerne il mondo dell'industria 4.0 e della digitalizzazione è sicuramente un grosso input per il nostro sviluppo. Di conseguenza stiamo lavorando a livello di prodotto su quella che è una piattaforma che permette di interconnettere tutti gli asset a livello di stabilimento, quindi se pensiamo alle linee di packaging, alle linee primarie da un punto di vista di shop floor, fino alla loro connessione con quelli che sono gli strumenti aziendali. Strumenti aziendali che permettono di fornire dati e permettono, o meglio necessitano di ricevere dal campo dati che devono essere strutturati, normalizzati, per poter essere poi elaborati per la presa di decisioni di business, per poter modificare quelle che possono essere le problematiche in campo. Ora, per fare alcuni esempi, noi ci stiamo focalizzando su diversi tipi di necessità, quindi aspetti legati al controllo qualità, quindi per esempio strumenti automatici per i processi di line clearance, processi per la gestione dell'automazione, quindi la centralizzazione di tutti quelli che sono i processi con automatizzazione di workflow per guidare l'operatore, e ovviamente tutta quella che è la parte di data mining, quindi la gestione tramite strumenti anche legati al mondo dell'intelligenza artificiale per l'analisi e la proiezione di quelli che sono i dati raccolti dalla linea, in modo da poter fornire a tutti quelli che sono gli stakeholder aziendali uno strumento per prendere decisioni su quello che deve essere il business e le decisioni strategiche dell'azienda.